A 45 anni dall'omicidio di Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia, questa mattina un'iniziativa in sua memoria si è tenuta al Liceo De Carlo di Giugliano. Gli studenti si sono confrontati con l'ex senatore Sandro Ruotolo, esponente di Libera, e il consigliere comunale Francesco Cacciapuoti, così da ricordare la figura del cronista siciliano ucciso e le altre vittime di mafia, nonché poter parlare dello stato della camorra oggi in Campania e nell'area nord di Napoli. E noi oggi a 45 anni dobbiamo lanciare un messaggio chiaro: la mafia è più forte di prima, anche se non spara come prima, ma perché non ha bisogno, e quindi non abbiamo estirpato questo male, questo cancro. Pensiamo soltanto alla camorra, noi stiamo qui Villa Ricca, Giugliano, ma pensiamo a quello che è successo a Melito, pensiamo agli omicidi, ma al rapporto tra la politica e la camorra, tra gli affari e la camorra, tra la finanza e la camorra, per cui ancora oggi siamo a parlare di un'emergenza criminalità organizzata. Un territorio come Giugliano è impossibile dire che si è epurata dalla camorra. La criminalità organizzata permane e resiste anche nei comportamenti di chiunque. Quindi è importante ricordare in questi giorni, proprio in cui si ricorda Peppino Impastato, un giovane giornalista ammazzato dalla mafia e fatto passare prima per terrorista e poi alla fine diventato martire della lotta alla criminalità organizzata e della mafia in tutta Italia, poter ribadire il nostro grido, il grido ovviamente di contrarietà, e creare coscienza tra gli studenti è la miglior arma e soprattutto il miglior seme che noi possiamo piantare.